Ma è giusto o no che le top model guadagnino così tanti soldi? Ma sì che è giusto, sono belle, sono giovani, hanno bisogno di guadagnare tanti soldini. E poi finalmente vediamo delle belle ragazze che sfilano con la nostra alta moda italiana. Considerando che bruciano la loro carriera così rapidamente, tutto sommato sì, non mi meraviglia più di quanto guadagna un calciatore, ad esempio. Guadagnare tanto è giusto per chi fa un lavoro che dura poco. Bisogna vedere cosa significa questo lavoro. Per le top model lavorare in una carriera che dura 5-6 anni e restare appunto al top della loro professione significa anche fare dei sacrifici grossi, quindi potrebbe essere giusto. Certo che con i tempi che corrono pensare a un guadagno che va da 30 a 60 milioni per una sola serata, diciamo che lascia quantomeno perplessi, considerato che 60 milioni è lo stipendio medio-alto di un impiegato, e quindi davvero forse è troppo in questo senso. Sono prezzi che sono da quelli che sono i normali stipendi di un impiegato. Le top model possono lavorare per un breve periodo, quando cominciano a apparire le prime rughe, o addirittura si parlava, per esempio, il caso di Isabella Rossellini, a 40 anni già era indicata come vecchia, che poi insomma non lo è. Quindi un breve periodo, e forse insomma il quanto prendono è equiparato a quanto la loro bellezza rappresenta. Sì, secondo me è giusto, perché le top model sono diverse dalle semplici modelle, hanno qualcosa in più da mostrare, hanno una professionalità molto diversa, sono più preparate, quindi vengono pagate anche in rapporto anche al tipo di prestazione che danno. Quindi è giusto, secondo me, che vengano pagate di più. Magari i compensi saranno forse eccessivamente alti, però sono questi, il mercato è questo, e quindi secondo me va bene. Come i calciatori hanno una carriera abbastanza breve, poi fanno dei sacrifici eccezionali per restare in linea, quindi direi proprio di sì, è anche giusto che guadagnino molto, almeno per ora. Io penso di no, perché il nostro è un mondo dell'esteriorità, e premiando in questo modo questi simboli di bellezza molto artificiali si va sempre di più verso un mondo che, ripeto, premia gli aspetti esteriori dell'esistenza e non quelli interiori. Model, sì, è giusto che devono anche guadagnare tanto, perché hanno una carriera molto breve, sono molto belle, ma